Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. E in questo nuovo video voglio parlarvi della questione mega upload. Pochi minuti fa girovagando sul web ho trovato un articolo interessante, non so se sono solo voci oppure corrisponde a una piccola percentuale di verità. Però approfitto di questo video anche per darvi, come da voi chiesti, i codici Java, vedete? Per installare Java, Oracle Java su Ubuntu 12.04 e poi il link dell'articolo di Mega Upload. Innanzitutto voglio ringraziare tutti gli iscritti sul mio canale. Davvero grazie di cuore a tutti, non pensavo che potrei arrivavo a 100 iscritti e più, quindi grazie a tutti davvero. Ora passiamo all'articolo. Mega Upload, presto il sito potrebbe tornare online. Sito web Mega Upload potrebbe presto essere aperto perché la chiusura effettuata 3 mesi fa dalle autorità statunitensi sarebbe illegale ed incostituzionale. L'impianto accusatorio su cui si basò la mega operazione di polizia internazionale che ha portato alla detenzione di Kim.com e alla chiusura della nota piattaforma di file hosting sembra fondato su una serie di errori delle autorità USA e neozelandesi. In pratica, quando il Dipartimento di Giustizia e l'FBI avviarono il processo di estradizione di Kim.com dalla Nuova Zelanda, erano già a conoscenza del fatto che essa sarebbe stata possibile esclusivamente per una tipologia di reato punibile con una carcerazione di almeno 5 anni. Il problema risiederebbe, scusate, proprio nel fatto che la pirateria in ambito civile in Nuova Zelanda è sanzionata attraverso una pena detentiva massima di 4 anni e pertanto qualcuno a Washington ha ipotizzato il reato penale di cospirazione a scopo di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite. Attualmente non sono ancora stati resi disponibili i carteggi in possesso dell'FBI, ma il difensore di Dotcom, Ira Rotke, non so se si pronuncia così, ha spiegato che non potranno mai essere sottoposti dal momento che il suo assistito non si trova sotto la giurisdizione statunitense. Indefinita è da ritenere altamente probabile che l'imputato sarà processato in Nuova Zelanda soltanto per il reato di pirateria e non è detto che in caso. Si è ricaricato una pagina solo. Epic fail. E non è detto che in caso di condanna riceve il massimo della pena prevista. Ecco qua, questo è tutto l'articolo. Quindi in pratica c'è stato un grossissimo errore. E incrociamo le dita sperando che Mega Upload possa davvero ritornare, perché io avevo anche un account gratuito naturalmente, e speriamo bene, non tanto per recuperare il mio account, ma però diciamo era un ottimo hosting dove postare i propri dati per poi non mettere nelle pendrive e occupare tanto spazio, insomma, soprattutto se per chi non ha la possibilità di comprare dischi esterni o proprio delle pendrive, anche se ora alcune pendrive diciamo costano davvero pochissimo, però fatto sta che 2 GB chi usa molto i PC diciamo è un po' pochino, quindi se si va sui 16 GB già si va sul prezzo di 30 euro, mi sembra una pendrive, quindi poi dopo riflettendoci se ci si mette un qualcosina vicino ci si compra direttamente un hard disk esterno per quei soldi. Ecco, quindi speriamo bene. Va bene ragazzi, io con questo vi saluto, vi ringrazio per la vostra attenzione. E se volete commentate questo articolo nei commenti, sarò lieto di leggere i vostri commenti. Vi saluto, grazie a tutti, ciao, alla prossima.